Dai sindacati al governo, tutti uniti per chiedere chiarimenti all'amministratore delegato di Fiat Sergio Marchionne sul futuro dell'azienda in Italia. In particolare, dopo il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera, questa volta anche il ministro del lavoro Elsa Fornero fa sentire la sua voce ufficialmente. L'amministratore delegato di Fiat Sergio Marchionne fa sapere Fornero riferisca al governo come ha modificato la sua strategia di investimento in Italia prima del 30 ottobre, quando presenterà i risultati del terzo trimestre 2012. La Fiat intanto ha ribadito la scorsa settimana che il progetto Fabbrica Italia, il quale prevedeva l'impegno formale da parte di Marchionne a spendere 20 miliardi di investimento nel paese, non potrà essere mantenuto perché la crisi economica ha cambiato il quadro generale. Dopo questo annuncio, ha fatto sapere Fornero, ho chiesto all'amministratore delegato un incontro urgente, gli ho comunicato una serie di date, ma finora il mio telefono non ha ancora squillato. Sto aspettando sue notizie, me le aspetto nei prossimi giorni. La preoccupazione espressa soprattutto dai sindacati è che la Fiat riduca il livello occupazionale e decida la dismissione di uno o più stabilimenti italiani come Mirafiori, Pomigliano, Cassino e Melfi, oltre a Grugliasco, dove produce la Maserati.